Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Entscheidung im Fixkraft-Grand Prix der Junioren hier beim CSU in Lambrechtshausen war an Spannung nicht mehr zu unterbieten. Ein ganz gefinkelter, trickreicher Parcours von Franz Madl erlaubte es lediglich 6 Paare in Stechen einzuziehen. 3-mal Italien, 1-mal Österreich, 1-mal die Schweiz und 1-mal Ungarn. Österreich legte als vorletztes Paar mit der Neuerwerbung von Dominik Hilfiger mit Radley Cavendish eine Spitzenzeit hin und sah schon aus wie der Gewinner hier im Grand Prix. Doch dann kam der Letzte in die Bahn mit der Kater van de Knuffel, jenem belgischen Warmblüter vom Präsident Ignacio Boldi aus Italien. Und er holte sich eindrucksvoll den Sieg mit der einzigen Zeit unter 40 Sekunden. Ignacio, Komplimente per tu hai successo che Gran Premio di Juniors, come ti senti adesso? Sono molto contento perché la mia cavalla ha saltato molto bene, qui ero già venuto, è un bellissimo posto e sono molto soddisfatto. La mia cavalla ha 13-14 anni, oggi era in forma, ho fatto netto nella Coppa delle Nazioni del primo giorno, 3 errori il secondo giro e sono contento perché oggi la mia cavalla ha fatto un doppio netto e ha vinto qui il Gran Premio a Lambrechthausen. Sì, qua in questo giro base sono 6 netti, un po' tricky questo percorso, quando vedi ostacolo numero 1, il girato sinistra 2 e anche la riviera, e tanti hanno fatto errori. Devo dire la tavola numero 2 girata a mano sinistra era molto difficile, la riviera girare con poca rincorsa, i 5 galoppi per l'oxer bianco per la copertura erano molto complicati e la doppia gabbia a salire con oxer verticale oxer era molto difficile. E anche di tutti i percorsi, secondo me, sono troppo lunghi di Franz Madl. Sì, sono un po' lunghi, devo dire. Non c'è stato un giorno che sia un attimo risparmiato con i salti. Sono sempre arrivato con 13 salti e sono abbastanza lunghi, sì. Ok, grazie mille per la tua intervista e complimenti per vincere il Gran Premio. Grazie a voi e complimenti per il posto perché è bellissimo.